Vi ricordate il piano che il sindaco attuale presentò alla città, il suo programma? Avrebbe risolto i problemi dei canerandaggi. Nel nuovo programma, io sono andato a leggerlo, non si parla più dei canerandaggi. Ma non perché ha risolto il problema, perché non sa come risolverlo. Questa è la verità. Andate a leggere il loro programma. Parlano che hanno fatto i rondò, ma quella è ordinaria amministrazione. Hanno messo i manifesti la Casa della Cultura, l'hanno inaugurata due volte, ma è aperta sì o no? Vi chiedo, cittadini, si sono vantati anche di aver aperto l'asilo nido nell'IPAB Mondelli, ma non era quell'IPAB che lo volevate chiudere? Voi non avete fatto nulla lì. Ha fatto tutto quanto l'IPAB Mondelli, e quello forse non lo sapete neanche a cosa servirà quell'asilo nido, perché servirebbero accenti agricoli che la mattina vanno presto al lavoro e hanno bisogno di mettere lì i loro figli, perché noi pensiamo ai bisogni veri dei cittadini, non ai bisogni di poche persone. Ma di questo parleremo nei prossimi comizi, cari amici. Usciremo finalmente a parlare dei bisogni della collettività. Questa sera questo comizio serve soprattutto a illustrarvi qual è la nostra squadra. Non sono i vecchi tromboni che da 20 anni stanno sul comune, riscaldano le sedie, in 20 anni non hanno fatto nulla, anzi hanno fatto danno alle casse della pubblica amministrazione, sono i consiglieri comunali più pagati d'Italia e tutti lo devono sapere. Solo nel 2010 solo i gettoni di presenza per i consiglieri abbiamo speso 320.000 euro, per 5 anni significa 1.600.000, la metà del liceo scientifico di Massafra che sta lì, è l'unica struttura vera che in questi anni si sta costruendo nella nostra città. Vi ricordate il manifesto del centrodestra, io con il naso da Pinocchio, dicendo che il liceo era fermo e avevamo fatto delle false promesse? I lavori al liceo stanno andando avanti, è uno degli ultimi atti che ho fatto io nella pubblica amministrazione provinciale, abbiamo dato altri 500.000 euro per il liceo.